C'è una strada a Kabukicho, un'area che si chiama Golden Guy, dove ci sono tanti piccolissimi bar. Questa è la piantina, sono tantissimi. Ognuno ha 2-3 posti e ora andiamo a trovarne uno bello. Sì, sono uno tantissimi. Ogni metro. Ognuno è un piccolo barretto. E noi entriamo in questo lì che si chiama... Così. Si chiama così. Per ricordare ve li insegna ed è un barrettino. Si stanno spostando tutti per noi, oh. Ciao. 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 In questi posti praticamente tu puoi comprare una bottiglia che rimane tua e la tieni qua finché non la finisci. Quando torni la continui alla tua bottiglia personale. Yaba la sua di shochu, che è una specie di sake di credo sia di miglio, tipico perché era la bevanda dei ronin poveri al tempo dei samurai, ma poi è stato rivalutato ed è diventata una bevanda. Questo è coreano, shochu coreano. E c'è il nome, vedi, c'è il nome. A movie. Aha, video. È molto carino. Cosa stai bevendo, Vale? Soju con la coca. Soju e coca. Ok. La signora ci ha preparato un drink tradizionale. Onomae wa? Kyoko. Kyoko-san. Hajimemashite. Hajimemashite. Valentina de. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Ah, kochira koso. I take a picture for you. Arigato. Hai. Sono qui con un mio nuovo amico che a quanto pare è un fan di JoJo, quindi diciamo ari 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 Questa ci sa fare. Allora, la degna conclusione di una serata a Kabukicho è una capetina al Batting Center, vero Vale? Battle Center. Batting. Battle Center. Vabbè, è a sto center dove batti con la mazza. Praticamente sì, ci si allena per il baseball. Belli, quelli lì hanno anche il lumino del lancia, guarda che figo. C'è il disegnino dell'omino che tira la palla. Comunque, il Batting Center funziona così. 300 yen. Ok, 1, 2, 3, li metti nel buchetto qua. Ma poi tu è meglio che ti metti dentro la rete, se non vuoi che questa mazza ti... Ma così ti riprendo con la rete davanti, Paolo? No, se stai vicino alla rete non mi riprendi. Però me hai già scassato tre quarti, eh. Io voglio andare a casa. Non c'ho 3000 anni nel cellulare, quindi mettiamo uno. Ora dovrebbe partire. Ovviamente Paolo le prende tutte e mancare tutte le palle. È colpa della macchinetta, Paolo. Presa.